oltre che a Gosner, sono chiaramente Hildebrand, Hintz e torna Hammerschmidt, manca anche Fialkova. Notizia di ieri, secondo quanto riferito da parte del commentatore bielorusso, mi pare, Vali Semerenko potrebbe rientrare la prossima settimana a Ruhpolding. Adesso ovviamente Valentina Semerenko, aspettiamo di avere conferme. La Russia ha fatto delle scelte mandando in backup Slevtsova, qui non c'è neanche Shumilova, chiaramente assenza per maternità per Jurlova, e direi che questo è quanto. Abbiamo la Ushlugina con il pettorale 90, la penultima a partire mentre scorre la start list. Per quanto riguarda le big, Kokalova con l'1, l'avete viste comunque, Hildebrand con il 13, poi abbiamo Holsbu e Chevalier che sono andate sul podio in stagione 22-23, chiaramente ho saltato Akimova con il 12 che parte prima di Hildebrand, impegnate oggi, però visto anche le condizioni di freddo in particolare, chiaramente recuperare avendo tre gare in tre giorni non sarà facile, sarà un po' anche la problematica principale, al di là del poligono che comunque con le condizioni di oggi è sicuramente più semplice. Per Eurosport Dario Puppo, la gara che parte con la vincitrice della classifica generale di Coppa del Mondo della passata stagione, ho già ribadito, Massimiliano Ambesi tornerà a commentare da domani insieme a me il biathlon dopo l'impegno con la Torino dei quattro trampolini in diretta subito dopo il biathlon dall'Austria da Bischofshofen. Abbiamo comunque altre atlete nel primo gruppo vicino a Koukalova da seguire con interesse, Pociuffarova che è stata protagonista da Anterselva la passata stagione nel format, parte con il 4, prima di lei c'è anche Hintz, eccola qua, già partita Crawford, la regia ha insistito chiaramente su Koukalova. Vedremo quello che riusciranno a fare in una tappa che comunque è stata di recente favorevole agli italiani, perché giustamente come ha ricordato Ambesi quasi la metà delle volte in cui ha trovato lo zero offer è successo proprio a Oberhof, dove tra l'altro ha vinto una importante, mi pare nel 2014, staffetta con i due Windisch e con De Lorenzi, vittoria che mancava da 17 anni proprio qui a Oberhof, e ci fu il doppio podio anche un paio di stagioni fa con Wierer e Nicole Gontier. Le condizioni però sia nella staffetta che nella sprint femminile che citavo erano ben diverse da quelle di oggi. Di solito non si trova così tanto freddo e soprattutto così tanta neve, che è arrivata negli ultimi giorni peraltro. A Oberhof fanno veramente riunioni di preghiera per sperare che il tempo, soprattutto la temperatura, non sia sfavorevole nel cercare di organizzare un tracciato al meglio senza sperare nella neve. Invece questa volta è arrivata. Ne è arrivata anche in Italia, ma soprattutto nel centro e nel sud, addirittura sulle colline di Palermo, davvero qualcosa di incredibile. Quindi immagino che ci saranno anche diversi appassionati del centro e sud Italia, pensiero va soprattutto alle popolazioni colpite dai terremoti, ma dico, spero che la situazione possa essere gestita al meglio, e immagino che ci siano in tanti che magari stanno approfittando della giornata di festa anche per dare uno sguardo ai programmi preferiti o comunque alla televisione, e sicuramente lo spettacolo neppure oggi mancherà. Abbiamo visto ieri Martin Fourcade ha concesso qualcosa, questa è una curva in discesa da gestire al meglio. Oggi chiaramente la pista dovrebbe essere più velocizzata visto il freddo, tanto stiamo aspettando di avere i primi riferimenti per quanto riguarda Koukalova. Qua siamo soltanto agli 800 metri, è in vantaggio su Crawford, sorella della campionessa olimpica di sci di fondo Torino 2006, o meglio pragelato nella sprint classica, Chandra Crawford, mentre
La mia atleta è Rosanna Crawford. Adesso non so se, non credo che, ieri sinceramente non ho fatto caso alla situazione, ma in queste ore, così, una notizia che riguarda soprattutto la Finlandia, se ne è parlato molto anche in Spagna perché purtroppo è capitata la disgrazia alle Isole Canarie, un ex campione di biathlon finlandese, campione nazionale. Sinceramente non credo, almeno non veniva citato il fatto che fosse stato di competizioni, ha partecipato a mondiali e a Coppa del Mondo, però non ottenendo grandissimi risultati evidentemente. Reijo Kuivaniemi ha compiuto un gesto che in Finlandia hanno subito definito eroico, perché in sostanza ha visto una signora in difficoltà in acqua, si è buttato per salvarla, la signora è stata salvata, tra l'altro ultra ottantenne, mentre di fronte alla spiaggia, alla playa dell'Inglés, lui ha perso la vita perché comunque c'erano forti correnti, 65 anni, l'ex campione finlandese che è appunto mancato. Ne hanno parlato in maniera veramente... dicendo che non è strano che abbia deciso di intervenire in quella circostanza, proprio perché per carattere, per come è sempre stato generoso nello sport e nella vita, sicuramente i colleghi finlandesi lo ricorderanno oggi. Comunque torniamo alla gara, perché siamo già con Akimova in partenza, la ultima vincitrice di una gara sprint. Al momento abbiamo Vishnevskaya che sta tenendo un buon passo ed è lì con Kokalova, come anche Pociufarova. Le tre stanno tenendo un passo decisamente migliore rispetto alle altre che sono in gara. Kokalova che ha guadagnato ha scavalcato e guadagnato su Pociufarova rispetto al rilevamento degli 800 metri. Adesso ha 2,5 di vantaggio al chilometro e mezzo, mentre parte la seconda delle tedesche alla via, Franziska Hildebrand, decima nella classifica generale di Coppa del Mondo, 4 podi, 2 vittorie nel format. E ci avviciniamo al secondo gruppo di partenza, quello chiaramente più interessante, al di là del fatto che Kokalova e Domracova sono al di fuori. La maggior parte delle atlete che hanno possibilità sono sicuramente concentrate qui, ma anche nel primo gruppo comunque. Adesso ci sono in partenza Bescon e Gasparin. Eccola qua la francese, un po' intorpidita dal freddo, anche protezioni per le guance, quei tape che vengono utilizzati anche nello sci alpino, e si incrocia con Kokalova. Quindi la differenziale è di 14, diciamo, numeri di start list, ma non tanto per creare poi trenini, perché chiaramente Kokalova si deve fermare al poligono, quindi presumibilmente si dovrebbero aggiungere altri due numeri per avere questo discorso di abbinamento, quindi si potrebbero trovare poi in pista le due compagne della Repubblica Ceca, Charvatova e Kokalova. Vediamo il primo poligono. Kokalova che è ancora in testa al chilometro e mezzo, adesso viene scavalcata agli 800 metri anche da Akimova, che fa segnare veramente un gran tempo, 6 secondi di vantaggio su Vishnevskaya. Yeah. Tornata la Kokalova vecchia maniera. Guardato anche Vitek, se non vado errato, che è stato anche lui un po' ammalato nei giorni scorsi. Trova lo zero Kokalova, ma non ci sono grossi problemi di vento. Ieri andava e veniva, è stato quello che poi è costato i tre errori a Furcade in particolare.
Dalle indicazioni che arrivano dalla pista continua ad avere quel margine di 6 secondi anche abbondante a Akimova. Adesso la aspettiamo al chilometro e mezzo. Hildebrand si inserisce alle sue spalle in sostanza agli 800 metri. Mentre arriva Hintz e c'è anche Pociufarova. Hintz però ha un distacco pesante da Kokalova. Sono, come vedete anche dal tempo, sono 25 secondi. Akimova ha perso prima del fotocello del chilometro e mezzo perché ha meno di 4 secondi di vantaggio. Dato tacche mi sembra Pociufarova. Una mezza tacca, diciamo. Errore di Hintz, probabilmente si sta alzando forse un po' di vento, e però ha letto male la situazione Pociufarova perché ci sono stati due errori. Quella che sbaglia in maniera più pesante. Buon tempo anche di Gasparin, terza agli 800 metri. Intanto c'è caduta della numero 14, Zurawok. Niente, c'è stata la caduta di Scott Dixon, era lui che era fermo, che si è fermato in gara, e non Bociarnico, come ho detto in maniera errata. Errore anche per Vishnevskaya. Adesso siamo in zona Holsbu in partenza, come vedete a breve partirà anche Wierer con il 25. Già scattato il momento per Lisa Vittozzi, che aspettiamo agli 800 metri. Tachizaki al terzo tempo dopo il primo poligono. Qui siamo con la francese Chevalier. Annesa Chevalier seconda a 9 Miesto, primo podio nella sprint. E a questo punto aspettiamo Akimova al poligono, ci vorrà ancora un po' comunque in ogni caso. Inquadrata ancora Koukalova. Il passaggio dei 4 km, chiaramente la prima. Vittozzi paga quando si avvicina al chilometro e mezzo circa una decina di secondi, quindi comunque non è male. Sono 9 secondi e 7 agli 800 metri. Mentre in partenza Dorothea Wierer. È fondamentale chiaramente questa gara per il suo weekend, va da sé. Finora nelle sprint è tredicesima nella classifica di specialità, settima a 9 Miesto e una media del 20° posto con le altre due gare. Io avevo dato prima il tempo di Tachizaki riferito al pre-time del primo poligono, non aveva ancora sparato. Siamo con Puskarčíková. Puskarčíková che ha 24 secondi e 7 di ritardo. Anche lei tempo alto. Finora sono in tre a non aver sbagliato. Koukalova, Gwisdon e Crawford. Akimova entra con il secondo miglior tempo al poligono. Era partita molto forte nel primo chilometro. Adesso paga 5 secondi. Aspettiamola al poligono. Koukalova non è stata velocissima nel rilasciare i colpi, anzi adesso è ultima nel range time del primo poligono, che perde la compagna di squadra Puskarčíková 11 secondi e mezzo. È una mezza penalità praticamente. Hammerschmidt sta tenendo un buon passo al chilometro e mezzo, è quinta.
Chimo ha un altro approccio al poligono rispetto a Koukalova, chiaramente le può guadagnare parecchio tempo se non sbaglia, ed è così. Anche Hildebrand è sicuramente più veloce rispetto alla campionessa ceca. Chimova che dovrebbe farci ad andare davanti di un paio di secondi, secondo e mezzo. Parte l'ululato per Hildebrand, che però sbaglia sull'ultimo. Hildebrand ha miglior tempo d'ingresso al poligono, però l'errore si paga oggi in maniera pesante, proprio perché le condizioni sono cambiate, anche se sta entrando un po' di vento al poligono, una cosa minima comunque. Wierer ha il terzo tempo agli 800 metri, staccata di 5 secondi e 3 da Chimova, ma diciamo che è davanti rispetto a Koukalova. Vittozzi a 10 secondi e 6 di ritardo al chilometro e mezzo, adesso lo aspettiamo al poligono dove c'è Bescon e c'è anche Gasparin con un tempo migliore rispetto alla francese, e le ha guadagnato 17 secondi Gasparin su Bescon, quindi la regia dovrebbe aprire una finestra anche sull'atleta e mamma svizzera, mentre partita in questo momento Dunkley. Sparano quasi insieme Bescon e Gasparin. Mentre Koukalova non guadagna tanto su Gwisdon, che anche lei non ha sbagliato. Soprattutto nella seconda parte del giro non ha guadagnato tanto. Vediamola al secondo poligono. Bescon con lo zero, Gasparin invece ha commesso un errore. Beh, è quella dell'anno scorso questa Koukalova, mi pare. Wierer intanto quinto tempo al chilometro e mezzo, è staccata da Koukalova di 3 decimi. Prendiamo lei come riferimento, visto che non ha sbagliato. È ovviamente il primo zero di giornata, visto che ha il pettorale numero 1. Vittozzi decimo tempo entrando al poligono, praticamente il tempo di Bescon. 22 secondi da Hildebrand. Brazaz, secondo tempo agli 800 metri, staccata di 2 secondi e mezzo da Chimova. Chimova che è in testa dopo il primo poligono, però praticamente con lo stesso tempo di Koukalova. Hildebrand passa ai 3-3 e perde nei confronti di Koukalova in quadrata, mentre siamo con un'altra tedesca, Maren Hammerschmidt, che ritrova spazio in Coppa del Mondo, ha avuto qualche problema in questo inizio di stagione, mentre siamo su colei che ha il maggior numero di podi tra atleti in attività nel format. Siamo a quota 24, a meno di 100 punti da recuperare da Dallmayr, sono 98, intanto lo 0 di Hammerschmidt, i 98 sono tanti chiaramente. Crawford chiude con lo 0 di giornata. Beh, comunque il tempo di Hammerschmidt è molto interessante, va a far segnare il miglior tempo, pista che forse si potrebbe anche un momentino velocizzare, contano sia anche i materiali. Tanto Akimova perde tanto rispetto a Koukalova, perché aveva un vantaggio di un secondo e mezzo dopo il primo poligono ai 4 km, staccata di 15 secondi e 7. Braisasa in testa al chilometro e mezzo, mentre siamo su Hintz, secondo poligono. Poligono c'è anche Holsbu impegnata nella prima serie, settimo tempo. Vittozzi purtroppo ha commesso due errori al poligono. Lo zero di Hintz. Doren settimo tempo agli 800 metri.
C'è anche Pociuffarova impegnata nel secondo poligono, Pociuffarova che però ha pasticciato nella prima serie, è più interessante seguire Holzbu. C'è anche Anneza Chevalier con l'ottavo tempo, quindi simile a quello della norvegese che però ha sbagliato sul bersaglio centrale. A breve arriverà Virer al primo poligono, Usanova fa segnare il quinto tempo agli 800 metri. Dunkley ottava al chilometro e mezzo, con un tempo simile a quello di Virer. C'è Guisdon nella seconda serie, ricordo che non ha sbagliato a terra e trova lo zero Guisdon. McRennan secondo tempo agli 800 metri, il primo rilevamento. Chevalier con lo 0 e quarta dopo il primo poligono, Virer è staccata di 13 secondi, ha perso qualcosa nella seconda parte del giro. Doren terzo tempo al chilometro e mezzo. Ci ha messo un pochino di attenzione in più sull'ultimo bersaglio, trova lo zero rapido, però ha pagato qualcosa nell'ultima parte del giro. È comunque lì con il tempo di Hammerschmidt, perde un paio di secondi, credo, qualcosa in più. 3 secondi di ritardo per Dorothea Virer, però ricordiamo che abbiamo già due con lo zero dopo due poligoni, e sono Koukalova e Guisdon. Un minimo di rischio, e come d'altronde ci sta, ci può stare, l'abbiamo visto proprio nel particolare. Andiamo a vedere Hammerschmidt impegnata nel secondo giro rispetto a Koukalova, aveva un vantaggio di 3 secondi 8, adesso perde 6 secondi. Qui siamo proprio con la testa della Repubblica Ceca, che ha evidenziato una grande condizione sugli sci nella tappa di casa. E a proposito di Repubblica Ceca, abbiamo Puskarčíková nel secondo poligono. Tra quelle che non hanno sbagliato c'è anche Gerekova. Akimova che ha il secondo tempo dietro a Koukalova d'ingresso, ma sbaglia. McRennan è al comando al chilometro e mezzo. Adesso aspettiamo di vedere Brezaz al primo poligono. C'è stato un errore di Hauser nella prima serie. Un momento non semplice al poligono perché ci sono stati diversi errori. C'è anche Franziska Hildebrand. Hildebrand che ha il quarto tempo di ingresso al secondo poligono, staccata di 33,5 da Koukalova, che sta facendo una gara sicuramente da podio. Errore oltretutto per Hildebrand. Ricordo che Virer è terza dopo il primo poligono, staccata da Hammerschmidt di 3 secondi, appena davanti a Koukalova. Virer che però perde già dopo i primi 800 metri del secondo giro 10 secondi da Koukalova, che sta andando sicuramente. La sensazione poi soprattutto di Virer, che aveva faticato nella seconda parte del giro, deve assolutamente trovare lo zero in piedi. Brezaz sbaglia, un errore. C'è anche Dunkley al secondo poligono. Bescon che ha trovato lo zero a terra, ci prova in piedi. San Filippo agli 800 metri è staccata di 10 secondi, quindi un tempo simile a quello di Lisa Vittozzi. Anche Chevalier perde a Koukalova, ma meno rispetto ad altre, almeno al passaggio di 4 km. Dunkley che è stata sul podio nell'ultima sprint oggi non ci sale. Abbiamo Doren al primo poligono con il secondo miglior tempo dietro a Brezaz. La compagna di squadra però ricordo che ha sbagliato. E a proposito di Francia c'è Bescon che sbaglia ad aprire
nella seconda serie, primo errore di giornata per lei. Jima con un buon passo, simile a quello di Doren dopo i primi 800 metri. Non capisco perché la Gia non vada a seguire Doren, sinceramente. Basta Kokalova, basta, che poi non è neanche lei, questa è un'altra. Dai regia, sveglia. 0 di Doren. Anche Pidrushina non ha sbagliato, però i tempi sugli sci sono ben diversi. Virer difende la terza posizione ai 4 km, è staccata da Kokalova di 11,8, però perde meno in questo ultimo tratto, ha perso in sostanza un paio di 3 secondi, diciamo. Buon tempo anche di Laukkanen in avvio, i primi 800 metri. Doren è al comando con 10 secondi di vantaggio dopo il primo poligono. Abbiamo Mäkäräinen a terra e Hammerschmidt in piedi. Hammerschmidt che è la più vicina a Kokalova dopo l'ingresso al secondo poligono. È bella serie di Mäkäräinen che chiaramente sul tempo di Doren dovrebbe andare in testa. E Hammerschmidt al ritorno in Coppa del Mondo trova lo zero, che ha sicuramente un peso importante per lei, mentre arriva la Hintz al traguardo con un ritardo pesante rispetto a Kokalova. Gasparin è settima dopo, anzi adesso scende ottava dopo due poligoni per l'inserimento di Hammerschmidt. Mäkäräinen è davanti di 2 decimi a Doren dopo il primo poligono. Hoynisch, Polonia, che in questo inizio di stagione sta facendo, insomma, un po' fatica. Laukkanen sempre nelle prime 5 posizioni anche al chilometro e mezzo. Laukkanen che vanta un podio. Gösner è al primo poligono con il settimo tempo. Sbaglia Hoynisch, l'errore oggi è particolarmente pesante. Doren ai 3-3, vediamo un po', ha perso anche lei da Kokalova, ha perso 4 secondi e mezzo, diciamo, ha un vantaggio di 10 secondi e mezzo sulla atleta della Repubblica Ceca che è al momento in testa alla gara. Doren che è praticamente in compagnia di Pidrushina, su per giù, non so se poi adesso l'atleta ucraina riesce a tenere il suo passo. Gösner apre male. La regia non capisco cosa sta facendo veramente tra ieri e oggi. A proposito di Polonia, la Gusik ha trovato lo zero, mentre siamo su Agnese Chevalier, che è un tempo interessante ovviamente, non per la vittoria ma per un buon piazzamento. Domracova al nono tempo agli 800 metri, staccata di 6 secondi, tempo simile a quello di Virer. Chevalier, un poligono straordinario, rapidissimo oltre che precisa. Mäkäräinen che però aumenta il vantaggio su Doren, e lei l'unica a guadagnare su Kokalova, perché ha un vantaggio di 8 secondi su Doren e di 18 e mezzo su Kokalova. Stimolata forse dall'assenza di Dallmayr, Mäkäräinen, che è la immediata inseguitrice nella classifica generale di Coppa del Mondo, ci prova per andare a prendere la vittoria. Intanto Doren rimane con lo stesso vantaggio su Kokalova ai 4 km e 11,7. Abbiamo Virer al secondo poligono, adesso la vedremo arrivare, eccola là a sinistra, entra nel teleschermo. Allora è staccata di 27 secondi da Kokalova, che ha fatto veramente la differenza su lei, quantomeno, ma sulla maggior parte delle altre sugli sci. L'unica è Mäkäräinen che fa meglio e Doren tiene botta, diciamo. Il ritmo era quello giusto,
È fondamentale lo zero, anche se è una gara difficile, perché comunque sono in tanti ad aver dimostrato grande precisione. Arriva anche San Filippo al primo poligono. Adesso vediamo dove andrà a collocarsi. Mantiene anche i 4 km, quei 7 secondi di vantaggio McRennen su Dorenne. San Filippo è staccata di 28 secondi dopo il primo poligono, un stacco un po' pesante. Wierer è al quarto posto. Errore di Gregorin a terra. Adesso chiaramente aspettiamo Dorenne e McRennen in serie al poligono, in successione diciamo. E Geregova che ha perso tempo e si è anche un po' distratta, ha perso ritmo e sbaglia sull'ultimo. Oggi Puskarčíková perderà diverse posizioni rispetto alle migliori in classifica. Arriva anche Akimova, che era partita molto forte, poi si è spenta quasi subito dopo il primo giro. Sbaglia Jima al primo poligono. C'è la Ecchi che ha un buon tempo, è settima ai 3,3 km. C'è Laukkanen con un buon tempo al primo poligono, staccata di 17 secondi da McRennen, mentre arriva Hildebrand. E Germania che ha Hammerschmidt in buona posizione, però le altre oggi mi sembra facciano un po' fatica. C'è l'assenza anche di Preuss, ovviamente, che è abbastanza importante. Qui siamo su Hauser. Non è partita l'americana Reed. Aimogny, quarto tempo al primo poligono di ingresso. Vediamo Bresas in piedi. Bresas che però è staccata di 53 secondi con un errore e apre male. Doppio di Hauser, sono alcuni errori insoliti, diciamo, soprattutto Hauser, due errori di Bresas. Alla fine Gosner ha commesso un errore, ma anche lei ha un tempo alto. Vediamo Dorenne al secondo poligono, mentre Bescon, che lei paga tanto, ricordo che oggi le condizioni sono comunque difficili per questo freddo che dà molto fastidio soprattutto ai polmoni, all'aspetto della respirazione chiaramente. Primo vero freddo di stagione. Wierer naviga sempre intorno alla quarta posizione. E Hammerschmidt va per la seconda piazza, sbaglia Dorenne, questo è un errore pesante. Era in lotta chiaramente per dar fastidio anche a Koukalova, così andrà a lottare per la seconda posizione, mentre Gasparin, che arriva al traguardo, però appesantita soprattutto dai tre errori chiaramente. Esulta Hammerschmidt perché al momento è seconda, anche se il distacco è pesante e lo potrebbe essere anche di più nei confronti di questa qua. Vediamo un po', può fare veramente una gara che ammazza la concorrenza. C'è Domracheva al poligono. Sì, ma la regia cosa sta facendo? Sta bevendo il tè. Errore doppio di McRennen, che riapre la chance per le altre. Ma vai su Domracheva, apre bene da sinistra. Tempo di ingresso era di 18 secondi e 7 di ritardo, e chiaramente per lei l'errore è importante. Gareggia con le moffole praticamente. Un errore per Domracheva.
Già adesso la segue anche in maniera fin troppo abbondante. Tra tette da segnalare c'è Emonie che al quarto tempo sta percorrendo il secondo giro, passaggio ai 3 km e 3. McLaren che ha fatto veramente la voce grossa nei primi due giri, però gli errori commessi sono pesanti. Andrà a recuperare la posizione sicuramente su Wirer, che è appena dietro all'azzurra. Qui arriva Chevalier, prima di lei è arrivata anche Lisa Vittoz. Adesso aspettiamo proprio l'arrivo di Wirer. Kaisheva, un errore, poi deve anche inserire una cartuccia. È quasi matematico l'errore in questa situazione, più o meno matematico. Wirer che veramente l'ha buttata sui tempi di rilascio nelle due serie, è stata tra le più veloci come al solito. Tanto arriva Holsbu nona. Eccola qua, Dorothea Wirer. Dovrebbe essere dietro a Chevalier e forse anche Hammerschmidt le resiste davanti, sì, sicuramente. Finale non così brillante per Wirer, che si inserisce al quarto posto, trovando comunque un ottimo zero. È il distacco che è pesante, scuotendo la mano non vorrei che avesse avuto anche proprio problemi legati al freddo. Lei ogni tanto ci casca in queste situazioni, non le hanno impedito di trovare lo zero al poligono, però comunque è una gara difficile oggi con queste temperature ovviamente. Ma in diverse hanno commesso degli errori che forse in parte si possono spiegare anche in tal senso. Adesso sarà importante seguire ovviamente l'ultimo giro di McRaenen. Allora, andiamo a recuperare un po' la situazione anche delle italiane. Sanfilippo aveva trovato lo zero nella prima serie e sta arrivando al secondo poligono, quindi un inizio di gara sicuramente positivo. Vittozzi ha pagato soprattutto gli errori commessi nella prima parte, però in tutto gli errori sono stati tre oggi per Lisa Vittozzi. Vediamo la classifica che ci viene proposta, siamo proprio su Sanfilippo. Tempo di ingresso il sedicesimo, staccata di un minuto, però ovviamente era riferimento di McRaenen. Sbaglia anche Sanfilippo. È fondamentale l'ultimo. Brava, soprattutto anche per la fiducia. Il fatto di trovare il 9 su 10 è importante per Federica Sanfilippo, non c'è dubbio. Ci fanno vedere anche il particolare. Vediamo come ha commesso l'errore. Piuttosto ampio in alto. Tende nell'allenamento ad andare un po' verso l'alto, però comunque abbiamo visto i bersagli presi con abbastanza precisione. Altro errore per Giulia Gima. E comunque i distacchi imposti da Koukalova sono veramente importanti. Adesso aspettiamo di capire quello che sta combinando McRaenen, che ai 5-8 aveva scavalcato già Wirer. Adesso lo aspettiamo ai 6,5 km, no, è già passata dal quarto tempo, vicino a Chevalier.
quindi può inserirsi in seconda posizione al traguardo McRaenen. E questo vuol dire che le due avversarie principali di Dallmayr hanno approfittato nella maniera migliore dell'assenza della bavarese, perché a questo punto hanno anche un vantaggio intrinseco per entrambe nella gara in seguimento, e a maggior ragione per Kokalova. Doren arriva adesso, la regia l'ha beccata proprio all'ultimo, e anche lei, l'altra chiaramente avversaria della classifica generale, è lì. Pidrushin ha fatto una buona gara, è sesta dietro a Virer. Comunque c'è la riconferma di Chevalier, c'è l'ottimo ritorno di Hammerschmidt, per il resto sono le big lì davanti. Adesso aspettiamo Domracova al secondo poligono. Erano praticamente 18 mesi abbondanti che non gareggiava Domracova. Intanto arriva McRaenen, che ce la fa a stare davanti a Doren. Come vi dicevo, buon secondo posto per la finlandese con due errori. È una buona gara per lei, soprattutto in ottica classifica generale nelle due gare tra oggi e domani. Poi lei è abituata sicuramente più di altre a queste condizioni, in cui si trova sicuramente bene. Male oggi Dunkley con quattro errori. Ricordo che in gara col 68 c'è anche Alexia Rungaldir, che è attesa al primo poligono. Partita adesso Tandrevol. Francamente, per come è stata la gara, non vedo possibili inserimenti. Intanto vediamo Domracova inquadrata, possibili inserimenti dell'ultimo gruppo di partenza. Pettorali alti che si sono inseriti ai rilevamenti del primo giro, non se ne vedono dopo Aimonier e dopo Kaisheva, diciamo. Eccola qua di nuovo Domracova. Sembra che sì, lei è sempre stata abbastanza flemmatica, diciamo, però se la prende forse ancora più comoda nel preparare il poligono. Secondo errore per Domracova, e bisogna darle tempo. Non ha avuto questo impatto immediato, diciamo, importante, ma è anche normale. Dobbiamo seguire anche il terzo giro di San Filippo, che è 17esima, che quindi è una buona gara ai 6,5 km, staccata di 1,25. I distacchi sono importanti, però è una buona gara, soprattutto la speranza di poter entrare nella gara con partenza in linea. Ci sono tante assenze, ovviamente questo aiuta. Ancora presto per fare questo tipo di discorso. Intanto è arrivata Glazirina, 18esima. Rungaldir ha trovato lo zero e 24esima con 39 secondi di ritardo. Beh, a parte Vittozzi, stranamente, le altre hanno offerto fin qui ottime percentuali. Virer con lo zero, San Filippo il 90%, e adesso vediamo Alexia Rungaldir. La Echi chiude in 11esima posizione, Gosner 19esima, in maniera provvisoria ovviamente.
Siamo con Nadine Orkler, tempo un po' alto al primo poligono. Le Orkler che sono state chiamate anche per i risultati ottenuti, soprattutto per i risultati ottenuti in IBU Cup, trova comunque lo zero Nadine Orkler. Aimonier è decima e 6,5 nonostante i due errori al poligono. Gara notevole come al solito sugli sci. Buona serie della cinese Tang, mentre chiude Birkeland 22esima. Birkeland sicuramente è una buona posizione, tanto qui una caduta. Pettorale 81. Leshinskaite, la lituana. La Tang è decima dopo il primo poligono, è il pettorale più alto ad essersi inserito dopo Aimonier in sostanza. Federica intanto chiude 13esima al momento, buon giro finale per Federica. Ricorda che è stata sul podio la scorsa stagione a Östersund con il secondo posto. Diciamo su Jima che lotta proprio anche con San Filippo. E forse dietro, Jima forse dietro, vediamo. No, per un decimo è davanti. Per un solo decimo va davanti a Federica San Filippo. Cadatura per Domracova. Quindi ricordo, abbiamo al momento Virer sesta e San Filippo quattordicesima. Un po' modo di correre la Björdalen, non me lo ricordavo questo atteggiamento di Domracova. Kriuko, ricordo che sono sposati ovviamente, per chi fosse stato su Marte, ma credo che ormai sono tutti tornati da Marte. Ormai siamo già quasi nel pieno della stagione, anche se è il suo ritorno in Coppa del Mondo. Teniamo d'occhio anche Alexia Rungaldir. Impegnata nel secondo giro. Comunque le posizioni che contano non vedono inserimenti in questo momento. A parte Aimonier adesso, chiaramente al traguardo, io parlavo degli altri riferimenti in gara. E nona Aimonier, è notevole ovviamente quello che ha fatto con i due errori. Ricapitolando invece la start list, ricordo che non è partita soltanto l'americana Reed. E qua siamo su il Defenne che sbaglia ancora, sempre problemi di percentuali. Adesso abbiamo l'altra Orkler al poligono che anche lei sbaglia. Viene inquadrata adesso dalla regia con un tempo più alto. Ricordo che il secondo miglior risultato in una sprint ottenuta da Federica è a 9 Miesto. Dove c'è stato il 18esimo posto. Oh, ricordiamo che ovviamente l'ho ribadito ad inizio telecronaca. Tornare in gara in Coppa del Mondo dopo tre mesi appena, poco più dalla maternità, da quando è nata la figlia Xenia, è qualcosa di notevole per Domracova. Sicuramente bisogna darle il tempo necessario. Biordale mi ha detto sulla parte di fondo non vedo grossi problemi,
il discorso è chiaramente più legato a ritrovare stabilità al poligono. E tutto questo siamo, cioè, abbiamo visto che si è confermato in qualche modo. In breve ci sarà Rungaldir al secondo poligono. Oberge, sì, sta facendo una buona gara al poligono, sugli sci però aveva ragione Pickler. E ormai fa fatica a trovare spazio, anche se trova lo zero. Poligono bene, ma... Tanto Domracova chiude 31esima al momento con oltre 2 minuti di ritardo e 2 errori commessi. Comunque un minuto di ritardo per Högberg non è neanche male alla fine. Eurosport non si ferma mai. Neben Preuß, neben Dahlmeier, neben Franziska Hildebrand und Vanessa Hitz. Also gutes Zeichen auch in Richtung Hochfilzen zu den Weltmeisterschaften. Dass die Breite in die Mannschaft kommt, die Leistungsstärke. Sodass die Trainer die Wahl haben von Rennen zu Rennen. Da gibt es ja nur 4 Startplätze jeweils. Wen sie setzen können und taktisch auch reagieren können. Alexia Rungaldir aus Italien. Gut geschossen im liegenden Anschlag. Jetzt mit dem Fehler Ingela Andersson. Für die Schweden unterwegs. Im ersten Saisoneinsatz. Die 25-Jährige aus Östersund. Mischt ja immer ordentlich durch. Wolfgang Pichler, der Trainer der Schweden, der eine neue starke Mannschaft aufbauen soll. Hier haben wir gleich die nächste mit Jardine Slof. Sono 25 secondi, ovviamente McRennan ha dimostrato di avere una grande condizione, un buon passo. Su 4 poligoni le cose possono un po' cambiare, però le prime due sono sicuramente le favorite per la vittoria, a modo di vedere. Doren non mi dà tutte quelle garanzie, soprattutto non ha lei quelle garanzie nei poligoni, quelli che contano, diciamo. Però domani magari saprà smentirmi. E poi dietro comunque non ci sono atlete così vicine pericolose, lo ribadisco, c'erano diverse assenze oggi, sicuramente lei ha la possibilità domani di lottare per il podio, dipenderà chiaramente dal poligono. Tanto la Tanga per un buon risultato, vediamo. E trova anche l'ultimo, si rivede la Cina che è un po' più vicina. Innerhofer capace anche di vincere nel format, ma poi è andata un po' in difficoltà. C'è Merkushina che ha trovato lo zero nella serie a terra. Merkushina protagonista nella staffetta dopo aver fatto bene in ebook up, proprio una staffetta di dicembre. Innerhofer qua commette 2 errori pesantissimi. Ujlugina un paio di errori, la russa è la 15ª vittoria in carriera per quanto riguarda Koukalova e soprattutto la 2ª consecutiva, visto che aveva vinto la mass start di Nove Miesto in casa. E dimezzano di fatto il ritardo, anzi più che dimezzato, nei confronti di Dahlmeier. Ovviamente poi ci sono gli scarti, però è un segnale. Si aspettano chiaramente gli ultimi poligoni. Andiamo a vedere un po' anche di valutare i tempi.
tempi sugli sci, intendo dire. Nell'ultimo giro McRaenen è andata forte, come per il resto è stato per tutta la gara. Kokalova ha perso 25 secondi, quella più vicina insieme ad Oren e a Emonie alla finlandese, tra i 25 e i 30 secondi. Queste tre hanno perso globalmente. Nell'ultimo giro c'è stata anche una Pidruscina incisiva che ha perso solo 13 secondi. Sanfilippo meglio di Wierer nell'ultima tornata, Wierer ha perso 31 secondi. Non so giudicare se ha avuto un problema legato anche a una caduta, 31 secondi francamente sono tanti. Sanfilippo nell'ultimo giro ne ha persi 23. Andiamo a vedere anche l'ultimo giro in generale, cioè la prestazione totale sugli sci, stesso tempo praticamente per Sanfilippo e Wierer, staccate di 1,25. Siamo su Caroline Horkler, però il tempo è abbastanza alto e c'è anche oltretutto l'errore inutile fare i calcoli precisi sulla differenza nella generale, perché comunque più che altro il discorso che conta è che hanno dimezzato il distacco, c'erano 100 punti per Kokalova e per McRaenen, Doren un pochino più staccata a 119 punti, comunque anche lei ha quasi dimezzato il distacco. Errore per l'altra cinese Zhang Yan, ne commette due uno dopo l'altro. Högberg quantomeno è entrata nella zona punti, ripeto, in una gara che comunque registra qualche assenza, una piccola risposta c'è stata. Sanfilippo è scivolata in quindicesima posizione, resta comunque il suo secondo miglior risultato nelle gare sprint, speriamo che possa sfruttarlo nella gara di domani. Vittozia 48esima e ovviamente dobbiamo aspettare l'inserimento, a breve ci sarà da parte di Alexia Rungaldir. Siamo su Thunderbolt, tempo un po' alto nonostante abbia trovato lo zero. Messo molto per completare la serie, ma ha trovato lo zero Thunderbolt, mentre arriva la Sluff ed è arrivata anche Alexia Rungaldir, che è 38esima. Beh, bella gara di Sluff, ormai la Högberg come fa a trovare spazio, oggi non c'erano Magnusson, Nilsson e Högberg. Högberg e Högberg in tutti i sensi, mi verrebbe da dire. Beh, direi miglior risultato della Slov, che ha fatto buoni risultati a livello junior, credo sia il migliore della carriera, nella top 10 al momento, e non penso ci sia qualcun'altra che la può disturbare. Eh no, direi che sono tutte fuori dalle prime 15 posizioni quelle che stanno arrivando.
Potrebbe anche stare nella zona punti Alexia Runga, il DR, ma dipende da quello che succede al poligono con Ushlugina e Merkushina, forse poi non soltanto con loro. Intanto Tang è 19esima, però con l'inserimento di Orkler direi che dovrebbe essere dietro forse a San Filippo, ma non di molto. Se fosse dietro, vediamo, sono tutte lì vicine in questa zona di classifica. Eh no, non credo ce la faccia stare davanti a San Filippo, che resta 16esima, ma comunque un buon risultato per Merkushina, 19esima. L'abbiamo visto.